Salta su i strizzuoli. Primo momento che arriva, Fascia Gialla assume temporaneamente la funzione di direttore dei soccorsi sanitari. Fa un sopralluogo e descrive alla sala operativa sommariamente la situazione. Si prepara per gli altri mezzi e il direttore triage inizia a analizzare la scena e dare riscontro alla DSS che informerà le sue operative. Viene creata un'area verde, la mettono gli allesi, quindi verrà creata un'area sanitaria che non verrà trattata i pazienti più politici. Si è fatto un convegno con il discorso tecnico, si può garantire l'evacuazione e sicurezza dei feriti incarcerati, creando un contesto sicuro per le frequenze di barco. Arriva la seconda automedica che si occuperà della gestione diretta dei pazienti alcolici, medico, infermiere, autista soccorritore. Le squadre abbiano assicurato e bonificato il pullman, garantiscono la sicurezza e permettono ai sanitari di salire e valutare eventuali feriti del vapore. Insieme a loro, insieme al soccorso tecnico, verrà scelta la modalità migliore per l'evacuazione. Durante tutte le manovre il direttore triage mette i braccialetti e assegna codici di gravità a tutti i pazienti. L'auto è stata completamente scappottata.
l'uscita del secondo tiratore, mentre sul pullman proseguirò l'operazione di rotazione dei rimanenti per FIBA. Anche se l'area abbastanza circoscritta è fondamentale una buona comunicazione radio tra le figure di coordinamento. Ma anche volo questa, all'opzione volo. Ovviamente, ma tutto personale, e l'abbiamo fatto apposta, si è trovato di fronte a una situazione da improvvisare allora. Anche quelli lesi viene sempre garantita la presenza del soccorritore con un bravo, insieme per la soluzione migliore al paziente. Ultimo paziente viene portato in valutazione al medico con l'evacuazione. Tutti gli inglesi lasciano la scena. Grazie a voi per la pazienza e l'attenzione.